Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 24esimo episodio della serie Sandy 17 qua su Farming Simulator 17, come vedete. Allora, ok, devo tenere premuto il tasto d'accensione un po' di secondi, altrimenti mi si spegne il masse, perché se vi ricordate dobbiamo ripararlo. Vi faccio anche vedere. No, non ci fa vedere. No, aspettate. Riparazioni necessarie. Sì, invece ce lo fa vedere. Allora, quest'oggi siamo sempre nel primo giorno d'estate. Dove cavoli l'ho messo? Dove cavoli li ho cacciati? Allora, fatemi un attimo dare un occhio qua in giro. Ah, ok, dalle pecore. Quindi, mi sono già collegato una zavorra posteriormente. Adesso ritorno col joystick. Scusate un attimo, ma avevo qua il telefono su davanti al joystick e non volevo buttargli addosso il joystick. Comunque, scusate per l'assenza di farmi, ma c'è stato quando giovedì che dove no. Sì, giovedì doveva uscire un episodio di Euro Truck, ma alla fine non ce l'ho fatta. Mi spiace ancora, però non preoccupatevi perché lo vedrete magari sabato o domenica insieme ad altro. Allora, qua mi stacco le forche. Io vediamo un attimo dove cavoli ce le ho. Le forche, quelle del quelle normali, spero di averle ancora. Ok, sono qua da ok, sì. E cavoli sono comunque. Cioè, c'è il dove siamo stati noi, dove ci sono le valle di fieno. In teoria c'è il carro miscelatore. Mi sembra strana come cosa, eh? Aspettate, non sono ancora convinto. Allora, ok, eccole qua. Ah, ok, si trovano qua a sinistra, giusto. Sì, le ho messe nel capanno, se non mi sbaglio. Vero? No, non è affatto vero. Ah, ok, le ho messe qua. Sapete che non mi ricordavo più, eh? Vabbè, allora, ora direi di iniziare a farci una piccola carovana tramite la Follow Me Mod. Mi piazzo qua il mio bel Massey. Ora, vi dico già che non ho più falciato nulla. Ok, mi si è bloccato. Ok, qua ho ancora i nostri mezzi. Allora, direi di partire con lui. Mi collego il pianale per le valle, che è qui. Eccolo qua. Ma noi non è che andiamo soltanto con un pianale. Dato che abbiamo anche il class, 2 secondi e vi spiego. Giusto, devo scendere e collegare. È un pelino in retro, tac, a posto. Ci colleghiamo un attimino questo e poi dopo direi che, dato che abbiamo il pianale, quello per trasportare i mezzi, che lo utilizziamo principalmente per i mezzi, lo utilizziamo con il nostro bellissimo class. Perché oggi è tutta una giornata così di stacchiamo la PTO. Devo abbassare. No, 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 no. Ok, abbassiamo. Scollegato. Giustamente si accende il mezzo, perché non è che si accende da solo. Direi che queste le possiamo mettere qua, dai. È un po' esagerato, direi. Aia, non va sotto. È un po' esagerato, però fa nulla. Anzi, sapete dove le lascio? Le lascio qua. Intanto, più tardi. Anzi, fatemi fare un attimo una cosa. Ok, devo aprirla per forza, cavoli. Vabbè, l'apriamo, la lasciamo qua e la sganciamo. Lower. Strana come cosa, vabbè. Già che ci sono, mi prendo un attimo anche la falciatrice, perché qui dopo mi sposto nel frattempo i mezzi, perché qui dovremo venire a mettere, dimmi che riesco, no, sono troppo avanti, le valle di fieno, perché metterle dove c'è il, come cavoli si chiama? Sì, potevo alzarla. Vabbè, dai, non tocco, facciamo finta che non tocchi a terra. Perché metterle dove c'è il carro miscelatore? Io preferisco magari utilizzare le balle, quelle vecchie prima e poi quelle nuove.
Perché è un po' come nella realtà. Allora, qua, questo qui, avevo quasi intenzione. Ok, fantastico. Siamo giù indietro bene, sì. Avevo quasi intenzione di lasciarlo qui, però no. Non lo piazzo qua sotto. Ok, scusate. No, le cose erano le casse della birra? Cioè i barili. Cavoli. A sto punto, sì, possiamo andare a prenderci il nostro carro. Ok, questa cosa qui non doveva succedere. Comunque ci andiamo a prendere il nostro carro, dovrei andare un po' più lento, un po' come nella realtà, perché altrimenti succede un casino. Mi sembra un po' esagerato col classe, con questo pianale, però fa nulla. Adesso vediamo un po' se riusciamo a far manovra. Allora, ok, ci giriamo. Facciamo un po' di retro, intanto siamo in grado noi. Ok, tra l'altro ieri è uscito lo speciale dei 5K, spero lo abbiate visto. E non vi spoilerò nulla, vabbè, vi dico soltanto che vi ho fatto vedere la mia postazione, la mia piccola postazione, non è che sia una cosa grandissima. Allora, dobbiamo selezionare. Stiamo 10 dietro di 15. Ed ora si è ancora acceso, infatti non lo è. Ok. Direi di partire e andare in campo con il nostro Massey Ferguson. Intanto c'è dietro il New Holland e il Class che ci seguono. Quindi no problem. Sì, faranno un po' di fatica a arrivare su, però ci sono. Allora, se vi ricordate, sì, ho ancora il traffico, però in queste stradine non passa mai nessuno, quindi ottimo. E una cosa che dovrei fare, ecco, dato che ho messo la fertilizzazione, i tre stadi, per i campi è un po' un problema perché ne faccio soltanto due, però utilizzando il bug di mettere uno stadio di fertilizzazione e fertilizzare una sola volta, poi, no, scusate, fertilizzare tre volte, poi ripetiamo, metto in posto tre fertilizzazioni, fertilizzo una sola volta e poi rimetto stadio di fertilizzazione 1, mi fertilizzo una volta sola e vi resta aggiornato. Aspettate, ci sono tutti e due dietro? Sì, si è intravisto il verde del class. Ah, ecco, ora andiamo a contare le balle di fieno, ma in teoria sono 46, quindi ottimo. Vabbè, qua li lascio collegati entrambi, Direi di portarmi da questa parte, che ce ne sono un po'. E non so se così posso farcela, però speriamo. Guardate che bella la carovana. Ok, stacca. Orca vacca. Gli è andato addosso. Vabbè. Adesso facciamo un attimo, un piccolo tiro avanti questo per non farmi. Ok. Farmi prendere dentro. Adesso andiamo un attimo a vedere. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4. Allora, rifacciamo 1, 2, 3, 4, 5. Poi questo qua lo contiamo alla fine, dai. 6, 7, 8, 9, 10, 11. E questo qua 12. Però facciamo 11 da 4, quindi 44, 45, 46. E se non mi sbaglio c'era un 47. E in teoria sì, sarebbero 47 perché una c'è ancora nell'imballatrice. Quindi veramente complimenti al ragazzo che l'ha indovinata, perché veramente ho detto, ma col 46 lì già all'inizio ho detto, potrebbe essere, però vediamo. Urca qui, ok. Non le utilizzo, diciamo, con l'automatico, eh. Infatti forse era meglio utilizzarle con l'automatico. È meglio con l'automatico, ok. Si è capito di sì. Ci vorrebbero le altre forche che avevamo all'inizio, ma ora non le ho. Allora, ok. Ci siamo. Chain collision done. Ok, attivato il caricamento automatico.
Questa, ok, caricata. Quindi risulta anche abbastanza veloce come cosa. Vabbè, sapete che faccio? No, dai, usiamo questa. Tra l'altro, ormai dovrebbe essere l'ultimo episodio in cui lo vedrete. Cioè, magari anche nel prossimo, però nel prossimo lo vedrete mentre andiamo a venderlo. Quindi è un po' un problema. Ok. Allora, ci prendiamo questa. Sì, direi di farla da 3 perché altrimenti dopo sono troppo alti come mucchi. E anche se non è proprio. Pensavo di fare una cosa più realistica possibile, però purtroppo no. Perché è un casino, ve lo dico. È veramente un grandissimo casino. Ok. Poi se non trovo neanche il nostro carro, il doppio dei casini. Allora, ci mettiamo qua, sganciamo e via. Tre sono andate. Ora direi di fare. Beh, dai, facciamo queste qua. Dopo da ricordarsi perché se no le lascio indietro. Perché una resta sempre indietro. Ok, proprio quella? Quella in cima doveva lasciarla in alto. Fa nulla, dai. Fa nulla. E così in teoria 3, 6, 9, 18. Ma forse sapete che ci stanno tutte? Mi sa tanto di sì. Allora qui ho queste due e in più ho quella di prima. Quindi andiamo un po' a prenderle. Adesso vi dico anche chi era il vincitore, che lo stavo cercando mentre sto facendo queste manovre. Infatti un può darsi che sia per quello. Ok, è anche un ragazzo. Non so se magari è un ragazzo che scrive col cellulare dei genitori. Comunque il vincitore è Simona Bellodi. Veramente complimenti per aver indovinato. Cioè, qui era un gioco di fortuna e veramente ne hai avuta anche tanta. Perché non è che sono 46, proprio se calcoliamo. Vabbè, in teoria qua nel campo sono 46, però se calcoliamo le balle che ci sono nell'imballatrice, perché ce ne sono restate dentro ancora una. Cioè, in teoria due, però una c'era già dentro. Quindi sì, una. Quindi sono 47 belle precise. Quindi complimenti a te, Simona. Allora, qui ce la facciamo? Sì, che ce la facciamo. Allora, per sicurezza io mi collego un attimo le cinghie. Perché non vorrei. Ok, scusate. Non vorrei avere brutti, spiacevoli inconvenienti. Se mi sei. Ok, ma non voglio salire su questo. Se mi seguite dalle vecchie serie del 15, saprete, vi dico soltanto, serie francese, l'episodio non lo so, però carico balle, carico scarico. E lì un mega fail. Stessa roba era successa anche sulla. No, sulla serie agricola no. Quindi. Boh. Però è già successo nelle altre serie un po' di volte. No, sulla serie agricola sapete, nella serie agricola, la terza stagione, che poi l'ho chiamata sempre serie agricola, De Gran Giura, perché l'hanno fatta su quella mappa lì. Lì non è che avevamo fatto dei mega fail, però le caricavamo in modo un po' alternativo. Se vi interessa andate a dargli un occhio, perché è veramente una cosa un po' diversa rispetto al solito. Comunque quest'oggi mega carichi di balle, eh. No, non cadere, non cadere. Ok, tu rallenta. Ok, mi piazzo un attimino qua. Fermati, bravissimo. Ora io direi di fare questi qua prima. Qui non c'è più nulla, no. E permettetemi, ecco, il caricamento automatico dalle CSZ perché altrimenti sarei proprio perso io. Allora, il ca. Se sì, il campo. Il rimorchio è questo. Allora, questo qui è il rimorchio più dannoso, diciamo. Allora, direi di mettermene un po' qua. Aspettate che mi centro. Ok. Più che altro da vedere se me le blocca. Perché se vi ricordate, in qualche episodio fa in cui l'avevamo utilizzato, cioè all'inizio quando avevamo soltanto questo. Ecco, vedete. Molto probabilmente non le blocca.
Aspettate, togliamo il caricamento automatico e vediamo. Infatti non le ha bloccate. Maledetto lui. Allora, a sto punto era meglio utilizzare l'altro carro. Vediamo un po' se le metto centralmente. Va bene, le lasceremo così per ora. Poi dopo le sistemerò un po' meglio perché cercherò di caricarne il più possibile. Lì va bene, la balla di fieno è stata su, non si sa come, ma lei può. Comunque sì, questo carro lo cambierò. Ero tentato già in questo episodio di andare a utilizzarmi un camion con motrice e rimorchio posteriore, due assi. Quindi magari prossima fienagione si potrebbe andare ad utilizzare una cosa del genere. Per ora no, direi. Vediamo un po' se riusciamo a prendere questa. No. Ok, una. Adesso facciamo 1 e 2. E adesso l'1 e 3. Cavolo, abbiamo sbagliato a caricarle. Vabbè, sapete, ci stanno, eh. Ci dovrebbero stare. Ecco, anche qui. Ok. A sto punto, vabbè, le carico da sta parte, cioè non è che sia un problema per me. Più che altro è dopo il trasporto. Adesso, per curiosità, almeno un paio me le puoi collegare? Ok. Così va già meglio. Quindi siamo già a un buon punto. Quindi ora ci sì, ci colleghiamo. Ci carichiamo queste qua. Pagamento 84 euro di salari. Per chi? Cioè, fammi anche capire per chi è che devo pagare i salari. Sarà. No, non ho messo nessun lavoratore. Adesso non mi ricordo più che ore erano quando ho registrato lo scorso episodio in gioco. Però, non mi pare. Ecco qua. Non me le collega tutte. Vabbè, dai, fa nulla. Ah, vedete? Secondo me può collegarne un tot. Vedete, questa qua prima non la prendeva, adesso non prende quella lì. Vabbè, i problemi del caricamento, cioè del bloccaggio di questo rimorchio. Comunque non è che abbiamo finito, 46 balle, 47 balle. Ho ancora il campetto, questo qua di fianco. Vedete in basso a destra? Dove ci sono quei puntini gialli, ecco, lì ci sono ancora il New Holland e il John Deere che aspettano di ranghinare. Prima ranghiniamo con il. Aspettate, scarico. Ranghiniamo con il New Holland e poi col John Deere passa ad imballare. Ok. Sapevo che il New Holland si spostasse, ma non così tanto. Cioè, scusate, il Class si spostasse, ma non così tanto. In teoria mi ha bloccato già un po' di roba, quindi adesso andiamo qua. No, mi sa che non ci stanno tutte. Frena, frena, frena. Rallentiamo piano piano. Ok, fino a che si ferma lui. Si ferma anche lui. Ok, adesso qua da queste parti ci sono queste due e basta. Dai, quindi facciamo così. Prendiamo queste, poi quelle due laggiù. Ah, ecco, riguardante appunto l'episodio di Euro Truck. Chiedo di uscire venerdì prima del video dello speciale dei 5K. Poi dopo ho pensato, dai, ve lo faccio uscire giovedì, però giovedì non ce l'ho proprio fatta. E riportarlo venerdì non riuscivo proprio, cioè perché ho detto, vabbè, ve lo porto un altro giorno. Comunque, non so, sto pensando di portarvelo quando vi porterò magari o sabato. Penso più che domenica che sabato. Se riesco a portare Formula 1 ve lo porto come secondo video. Quindi può darsi che Euro Truck lo vediate come un secondo video. O inizio settimana prossima o fine di questa. Ok. Ed ora aspettate. Guardate come. Ah, ma aspettate. È il carico che scivola proprio. Vabbè. Forse ho trovato il modo per. Allora, ne abbiamo 4, 8. Ok, si è spento il mezzo. 4, 8, 9, 10.
9 ci stanno sicuramente. La decima non si sa ancora. Ok, mi pare di non vedere più in giro niente. Allora, abbiamo caricate 18, poi qua ne abbiamo altre 18, quindi 8, 16. No, scusate, mi sto incasinando. Ok, 18. Ok, ne abbiamo 36, 37, 30, 39 ne abbiamo qua. Ne mancano 40, 41, 42, 43. Ok, 46 ci sono tutte. Vabbè, allora io direi che queste qua me le posso anche lasciare qui e me le porto a casa. Perché 3 volendo posso ancora caricarle. Però dato che ho ancora al campo questo qua, vedete? Vedete che ho... Ah, cavolo, sta iniziando a crescere l'erba. Vabbè, lo... Imballerò subito io off camera. Intanto vedete, ho qua già l'attrezzatura e tutto. Però non è piccolo, eh. Quindi può darsi che ne facciamo un'altra quarantina. Adesso allora io direi che 3 me ne prendo già. Quindi siamo a posto. E più a vedere se ci stanno. Di qua no. Neanche a parlarne. Di là forse c'è un pelino più di spazio e ci potrebbero stare. Oggi che è sabato. Ah, oggi sì, è sabato, cavoli. Sti giorni mi sta volando il tempo perché veramente sono qua, son quasi sempre fuori casa e sempre qualcosa da fare. Ok, lo lasciamo qua. Spero non mi collechi il... Ok, la forca, ma non dovrebbe. Ok, in teoria tra tutte le balle che ho caricato non ha collegato soltanto questa, quindi nessun problema, dai. E sì, il nostro carro è bello, si muove parecchio. Adesso mi faccio una bella screen. Comunque, io ragazzi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a lasciare un bel like. Oggi veramente... No, cavoli, avete detto che non vi dicevo più di lasciare un bel like, vabbè. Comunque sì, quest'oggi si dovete lasciarlo soltanto per questi assurdi carichi che ho fatto. Nulla, io ragazzi vi saluto e vi ringrazio e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti Toretti e al prossimo video!